Buona domenica a tutti! Sono appena andato ad accogliere dei bellissimi melograni nel mio giardino. Stamattina ho acquistato dei carciofi e ora andremo in cucina e faremo una guancia di vacca con una salsa melograno, una crema di carciofi e dei carciofi fritti e della liquirizia. Andiamo in cucina e vi faccio vedere come si prepara. Vai chef! Per la nostra ricetta abbiamo bisogno della guancia che abbiamo messo sotto vuoto con sedano, carota, cipolla e del grasso di rognone e la andiamo a cucinare sotto vuoto a 68 gradi per 36 ore. Poi faremo una salsa di melograno che è questa qui, abbiamo preso dei melograni, li abbiamo sgranati e li abbiamo ridotti e poi li abbiamo addensati e abbiamo ottenuto questa crema. Con questi carciofi faremo in parte una crema e in parte fritti. Abbiamo bisogno di cipolla, patate e poi polvere di liquirizia calabrese, la migliore al mondo, per la decorazione finale. Prendiamo la guancia, la buttiamo nel nostro forno. Ti posso chiamare? Io vengo con te. Vieni. Mettiamo in cottura e ci vediamo tra 36 ore. Il nostro guanciale sta nel forno, adesso prendiamo i nostri carciofi e li iniziamo a pulire. Tagliamo il gambo, poi andiamo a togliere le foglie esterne più dure e amare. Poi, sempre con un coltellino, andiamo a togliere la parte fibrosa esterna e poi con l'aiuto di un pelapatate andiamo a dargli una forma tonda. Questi andremo dopo a tagliare a julienne sottile per fare la nostra crema e altri taglieremo sempre a julienne per farli fritti e renderli croccanti. Intanto li mettiamo in una vasca con sale e limone per mantenere il colore. Dopo aver tagliato i nostri carciofi e le nostre verdure, prendiamo una padella, mettiamo dell'olio e iniziamo a far imbiondire la nostra cipolla. Aggiungiamo del sale, del pepe e alla nostra crema di carciofi andiamo ad aggiungere anche un po' di curcuma che ci dà un sapore. Patate, facciamo rosolare tutto. Appena la nostra cipolla e patate sono appassite, aggiungiamo i nostri carciofi tagliati. Alziamo il fuoco e facciamo rosolare per terra. Allora, dopo che i nostri carciofi sono andati ad ammorbidirsi, aggiungiamo un po' d'acqua. Abbassiamo la fiamma e aspettiamo una ventina di minuti. Grazie chef. Prego. Salve boss, fate un saluto al nostro pubblico a casa. Tutto cuore. Parte dei nostri carciofi li abbiamo tagliati sempre a julienne e ora li andiamo a passare nella semola. E poi le andiamo a friggerli, che sarà la nostra parte croccante del piatto. I nostri carciofi sono cotti, adesso li andiamo a frullare per ottenere una crema e mentre li frulliamo aggiungiamo anche un po' di liquirizia. Allora, la nostra guancia noi l'abbiamo cotta anche prima per anticiparci un po' e dopo 36 ore questo è il risultato. Ora andiamo a far grassare nel proprio sugo e poi andiamo a preparare, andiamo a impiattare.
iniziamo a impiattare. Prendiamo la nostra salsa di melograno, mettiamo un po' qui, un po' di spocchi d'acqua, la nostra crema di carciofi, i nostri carciofini fritti, un po' di polvere di liquirizia, questo un po', e i chicchi di melograna e alcune gocce di olio d'avice. Questo è un olio particolare, ricorda molto il pomodoro, il carciofo, le erbe, quindi ci sta benissimo. Concludere un po' di pepe. Ecco qua, guancia di vacca, crema di carciofo, gel di melograno, liquirizia e carciofini fritti. Buon appetito! Ma ora con tutte queste riprese che hai combinato sull'isola, ti sei imparato a cucinare? Sono diventato un grande chef! Pensa sulla mancia. Silenzio, Chuck si gira.